Bella raga, oggi vi porto un video in cui vi parlo di 10 curiosità che ho scoperto, che magari non tutti voi conosceranno, di un personaggio un po' controverso. Sto parlando del miliardario Elon Musk. Lo faccio perché è stata un po' una fonte di ispirazione per quanto riguarda il mio percorso lavorativo ed è per questo che sono andato nel corso del tempo ad informarmi su quella che è stata un po' la sua vita. Ed è anche per questo che nel corso del tempo, guardando serie TV, guardando documentari, leggendo libri e articoli di giornale, ho scoperto un po' di cose interessanti su Elon Musk. Oggi decido di raggrupparle tutte in questo video qua. Spero che questa idea vi possa piacere. Ho intenzione di farlo anche su altri personaggi del mondo imprenditoriale come Warren Buffett, Bill Gates. Comunque magari vi lascio un sondaggio qua in alto, così se avete piacere di guardare qualcun altro, votate in alto così so chi fare i prossimi episodi di questa miniserie che voglio fare. A dire che possiamo partire con queste 10 curiosità, spero che vi possano interessare e niente raga, fatemelo sapere magari anche con un bel like. Allora, la prima curiosità che ho scoperto su Elon Musk è che già all'età di 12 anni, quindi molto giovane, si intravedeva la sua vena imprenditoriale. Infatti, nonostante la tenera età, a 12 anni programma il suo primo videogioco intitolato Blastar, e si trattava di un videogioco dove il giocatore doveva guidare una navicella spaziale e uccidere gli alieni. Quindi di fatto un gioco anche abbastanza semplice, però il fatto che già a 12 anni avesse già queste capacità ci poteva far intuire che avesse qualcosa da dirci. Infatti pensare che a 12 anni un bambino possa addirittura programmare un videogioco ci poteva già far intravedere un po' delle sue potenzialità nel campo imprenditoriale. E pensate che tra l'altro questo gioco lo ha venduto per circa $500, quindi anche abbastanza tanta roba. La seconda curiosità è, non so se lo sapete, ma uno dei metodi di pagamento più diffusi, che è PayPal, è stato di fatto inventato da Elon Musk e altri 4 collaboratori. Infatti, PayPal è stata fondata da Elon Musk. Per chi non sapesse cosa sia PayPal, è semplicemente una società che offre servizi di pagamento tramite internet, semplicemente, molto molto brevemente. Pensate che poi nel 2002 è stata acquistata eBay, e per chi non lo sapesse, infatti, è questo il motivo per il quale su Amazon non potete utilizzare come metodo di pagamento PayPal. Perché di fatto, essendo che eBay e Amazon sono abbastanza due colossi opposti, ed essendo che PayPal è un metodo di pagamento su Amazon, hanno deciso di adottare questa strategia qua, quindi non permettere di pagare tramite PayPal su Amazon. La terza curiosità è che nel 2002 Elon Musk ha pensato bene di fondare SpaceX, che di fatto è semplicemente un'azienda aerospaziale, e a mio avviso uno dei motivi per il quale possiamo assolutamente considerare SpaceX il futuro come azienda aerospaziale è perché hanno notevolmente abbassato i costi delle spedizioni, perché utilizzando dei razzi che di fatto sono riutilizzabili ammazzi i costi di spedizione, che erano di fatto uno dei motivi principali per i quali le spedizioni venivano fatte di rado, perché avevano costi elevatissimi. Essendo che Elon non si accontenta mai, fonda una nuova società. Questa società si chiama The Boring Company e di fatto è una società di costruzione di tunnel e di infrastrutture. Questo perché l'obiettivo di Elon è quello di ridurre drasticamente i tempi persi nel traffico. Nel 2017 Elon ha semplicemente detto che questo era un suo hobby, infatti ci dedicava il 2-3% del suo tempo, quindi di fatto possiamo considerarlo un hobby. Infine, nel 2003 fonda Tesla, una delle compagnie d'auto più conosciute al mondo, è anche una delle novità nel campo automobilistico. Infatti Elon pensa che il futuro nel campo automobilistico sia quello delle macchine elettriche, ed è per questo che ci sta investendo tantissimi soldi. Pensate che, stando agli ultimi 5 bilanci, Tesla ha perso circa 5 miliardi di dollari. E voi direte,
Ma che business è allora? Cioè perché continua con Tesla se continua a perdere soldi? Perché Elon è un matto. Sta continuando a investire su investire, investire, investire in ricerca e sviluppo. Infatti, come potete vedere dal grafico che vi lascio magari qua, negli ultimi 5 anni ha circa investito 5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo. Cioè, una società che perde, che investe 5 miliardi di dollari. E non ve lo dico io, lo dicono i bilanci ufficiali. E la cosa ancora più clamorosa è che nonostante continui a perdere soldi, in borsa il suo titolo si è arrivato a circa 740 dollari. La sesta curiosità è una di quelle che mi ha lasciato un po' più stupito, ed è che all'età di 28 anni diventa per la prima volta milionario. E pochissimo dopo, infatti, circa dopo i 30 anni, diventa miliardario. Cioè, non so se sapete qual è la differenza tra un milione e un miliardo. In 2 anni è passato da essere milionario a miliardario. E ora, a circa 50 anni, ha un patrimonio di 37,4 miliardi di dollari. E voi dite, ok, allora li può perdere 5 miliardi in Tesla. Ed è quello che vi dico anch'io. Cioè, 37 miliardi, non so se avete idea di quanto siano. Per farvi capire, il PIL estone, 30 miliardi, eh. Cioè, il patrimonio di Elon Musk è più grande del PIL annuale di un'intera nazione. Nemmeno piccola, perché voglio dire, l'Estonia, non sto parlando del Liechtenstein, sto parlando dell'Estonia. Pazzesco. La settima curiosità è che, nonostante abbia, tra virgolette, solo 50 anni circa, ha già avuto 3 divorzi, di cui 2 con la stessa moglie, cioè quello è inspiegabile. E nonostante i 3 divorzi, ha già 5 figli, cioè, ok, bro, ok. Un'altra curiosità che non so se tutti sanno è il fatto che ha già partecipato in alcuni film facendo dei cameo. Per chi non lo sapesse, ha partecipato in Iron Man 2, ha partecipato in una puntata di The Big Bang Theory e anche in altri film non troppo conosciuti. Un altro che posso elencarvi è Machete Kills, però gli altri non sono famosi. Io vi ho elencato i 3 più famosi, 3 che potete conoscere. Tra l'altro, magari in descrizione vi lascio anche un video in cui potete trovare tutti i cameo che ha fatto, quindi se avete piacere di sapere quali sono, li trovate lì sopra. La nona curiosità, sono sicura al 100% che nessuno di voi la conosca, ed è che il personaggio di Tony Stark e di conseguenza anche Iron Man sono entrambi ispirati a Elon Musk. Infatti, se ci pensate, Tony Stark è miliardario, filantropo, un pazzo furioso e soprattutto un luminare. E tutte queste analogie tra i due personaggi sono confermate dal regista del film. Quindi potete cercarvi anche l'articolo su Google, lo trovate. E non è una cosa che vi ho detto io, così per dire, è vera, è attestata. La decima e ultima curiosità è che nell'agosto del 2016 Tesla, quindi di fatto Elon Musk, hanno acquistato Solar City per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Per chi non sapesse cosa sia Solar City, di fatto è semplicemente un fornitore di energia elettrica ed è stata acquistata semplicemente perché la domanda degli impianti fotovoltaici è aumentata a dismisura negli ultimi anni. È per questo che di fatto è semplicemente un investimento da parte di Elon. Io spero che queste 10 curiosità vi siano potute piacere, anche perché si tratta di un personaggio un po' strano, controverso, ed è un personaggio che mi affascina tantissimo. Se volete in descrizione vi lascio anche dei libri che parlano di Elon Musk, li trovate appunto in descrizione. Niente, raga, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento, e niente, raga, ci vediamo al prossimo video.